una commemorazione importante quella del 25 gennaio a Carrodano ormai una tradizione. Sì, è dal 2016 che proponiamo questa diciamo questo evento dove per commemorare il 25 gennaio 1945 facciamo questa serata delle lanterne. Si tratta praticamente di un di una commemorazione che vuole ricordare il bombardamento che c'è stato a Carodano giusto nel 1945, quindi a fine seconda guerra mondiale. E per fare questo, per ricordare i caduti che, che ci sono stati in questo bombardamento, ogni anno eh, facciamo questa serata dove vengono eh, fatte volare verso il cielo 45 lanterne cinesi, sono delle lanterne formate di carta che con una piccola fiamma vanno verso il cielo e questo è una, un atto simbolico a ricordare i 45 caduti che ci sono stati durante questo evento. Ci sono dei documenti che vi permettono di non dimenticare ed è importante che a uh, ricordare questi fatti tragici siano anche e soprattutto dei giovani. Sì, esatto. Questa, diciamo che questo evento è sempre stato organizzato più che altro dal gruppo sportivo, che è un gruppo che è formato praticamente da tutti i giovani di Carrode, della Materana, comunque del, del comune. E, e sì, ci sono delle documentazioni che sono state reperite e mh, diciamo, messe in un video che è stato montato dalle ragazze del gruppo sportivo dove ci sono fotografie storiche, eh, documentazioni e anche tratti. Di un libro che si chiama Cavalcata tra le raffiche di Gian Emanuele Cavallo, che racconta, appunto di, mh, racconta più che altro del territorio ma anche di questo avvenimento, c'è un capitolo che è incentrato su questo evento e, e lo descrive.